Gli indumenti del povero Loris sicuramente odoravano di combustibile, forse gasolio. Dico forse gasolio perché lì sul posto è stata trovata una tanichetta di gasolio vuota, rovesciata, che dà a pensare che l'intento così di distruggere, se così è, di distruggere il corpo, possa celare eventuali tracce, quindi perlomeno quella preoccupazione. Con le ferite sul corpo, soprattutto del povero Loris, è compatibile la lama di una roncola. Non è detto, perché poi là utensili da lavoro ce ne sono parecchi, tutti con lame e punta, quindi può essere che così, l'arma sia stata trovata anche sul posto, e questo allora giustificherebbe un raptus successivo all'essere stato sorpreso e poi aver infierito in quel modo, in modo sproporzionato rispetto al possibile movente del furto. E questo giustifica la possibilità di una persona in stato di alterazione. Da che cosa poi, insomma, non sta a me stabilirlo, però è possibile. Sono speranze anche di noi investigatori, quelle che chi è in fuga ci dia un segnale, e lui ce l'ha dato e noi l'abbiamo localizzato. Il giorno stesso un contadino che lavorava di fianco alla proprietà dei Loris e Anna Maria ha notato intorno alle 8:10 una figura che corrisponde bene, a quella dell'indagato di Sergio Papa, scappare dalla proprietà e allontanarsi per campi. In quei pressi noi abbiamo contezza anche del parcheggio di una Fiat Panda rubata, che poi quella sera sarebbe stata data alle fiamme. Quindi questo diciamo, la sua presenza in quei momenti deriva da questi gravi indizi. Celle telefoniche ci hanno aiutato in parte, non è un dato fondamentale, però è importante, anche perché quella è una zona dove se voi andate non riuscite a telefonare perché c'è poco campo, quindi diciamo che un'analisi di quelle ci aiuta probabilmente a ricostruire i movimenti del prima e del dopo. In assoluto non sono fondamentali, insomma, in questo caso.